quando poi faccio il giro, sento qualcosa nel fondo, sì, sento la libertà, lo scatto. Ma a Franco mi serve il telecomando. Sta là, attaccato vicino, ma ora vado io. No, quello è per il wireless, abbiamo provato a farlo funzionare. Prova tu, vedi se funziona. E la macchina è già accesa. La macchina è già accesa. Ah, beh, quello wireless che fanno da qui. No, perché non si dica che poi non abbia tolto il giro. Thank you.
altre cose, però vabbè. Sì, ditemi quando devo aprire che siete pronti. Solo se me lo dici te, se no rimani tu. Apro.
Amigos, questa sera ci terremo compagnia, grazie intanto a Franco Loggia per averci invitato e grazie a tutti voi per essere qui con noi, buona serata.
Thank you.
Thank you.
È arrivato il momento di uno dei brani più intensi e ricchi di significato scritto da Pink Floyd. È un brano del 1971 che si interroga sull'assurda esistenza del senso della vita e sullo scorrere del tempo. Roger Waters dichiarò che il pezzo rappresenta un inno all'empatia, questa grande potenzialità che gli esseri umani sanno di avere, ma che spesso non riescono ad utilizzare. Il titolo di questo brano racchiude il messaggio essenziale: abbandonare l'egoismo e coltivare il raggiungimento con la natura, le persone e l'universo. Da qui il nome del nostro gruppo, Ecos. Thank you.
Sandro Congiu. Adesso c'è un brano per Valeria. Eccola, prima fila. È pronta Valeria? Se è pronta Valeria sono pronti tutti, eh? Vai. No, per vedere che così è l'Italia. Thank you.
She won't let you fly, but she might have to.
ho chiamato Silvia per rispondere. Vivo, passivo.